Bella, raga. A salute, ragazzi. Cin cin, cin cin, salute, oh, ragazzi. Stasera, saluti. Buonasera. Stasera buonasera. È una pacchia proprio. Maestro, maestro, messo, non prendere il set bello perché ci tocca a me, eh. No, no, prendo io il set bello. No, ecco, no, qua. Dai, Robè, tocca a te. Ah, raga, dai. Io comunque non è come dite voi, eh. Vabbè, comunque dai. Oh, c'è la diretta. Davvero? Scusate, ah, buonasera a tutti. No, perché stasera Daniele avrà qualche minuto di ritardo. E allora noi stiamo approfittando per passare un po' vabbè, di tempo. Vabbè, danno a carte, su, giochiamo. Allora, dai. Sta buono, anche dai. Siamo anche in compagnia. No, vabbè, oh. Un attimo. No, aspetta. La regia ci dice che c'è una telefonata. Davvero? Sì, c'è una telefonata. Dai, pronto? Pronto, ragazzi. Ecco. Pronto, mi sentite? Sono Daniele. Daniele? Chi è, sì. Daniele? Oh, Daniele, come Daniele? Manco un minuto, già vi dimenticate di me. Daniele, sto arrivando, sto in mezzo al traffico, guarda, un minuto e arrivo. Daniele, prudente e con calma, perché qui la cosa stiamo conducendo la serata benissimo. È iniziata bene, allora mi raccomando. Siamo anche in ottima compagnia, ecco, giusto ragazzi? Ci sono gli ospiti, sono arrivati gli ospiti. Bene, tutto a posto, non ti preoccupare, con prudenza e calma. Mi raccomando, con calma. Tenete alto il nome dell'orchestra e andate con la prima canzone, certo, io arrivo Daniele, subito. Certo, vai tranquillo, Daniele, la scaletta è per noi, quindi. Ok, dai, allora, ragazzi, dai, arrivo. Maestro, tocca a te, vai. Che prendi l'otto? Dai, vai, prendi l'otto. Oh, mamma, questa carta. Ma guarda, metti qua. Dai. Non può essere così. Scopa! Scopa, come scopa? Scopa, fatto scopa. Mi fatto fare. Io lo sapevo. Okay. Raga. Alla salute, ci arrivo! Ai! Buone piove! Che be pozzi, naccia cave, ma che stanno a fa? Ecco, la ci ha beccato. Mamma, sento 2 minuti e voi, ma così tenete alto il nome dell'orchestra? Ci pensavate voi? La buona compagnia, guarda che compagnia qua. Mi favorì. La passatella di Bellini. Mi scuso, signori, mi scuso con voi. Adesso sistemate tutto, per favore. Ma cioè, io non lo so, ma che figure facciamo con il pubblico? Ancora. Questo vino. Stefano, pure tu. Io dico, ma non vi vergognate per niente? No. No, vi dovete proprio vergognare perché avete creato tutto sto popò di roba e non mi avete chiamato, ma che se fa così? Allora, per favore, non essere complice, adesso rimettete tutto a posto, per favore, tutto a posto, io mi chiedo scusa al pubblico, allora signori scusate veramente perché che devo fare, li lasci un minuto a briglia sciolta e guarda che combinano questi briganti. Comunque, benvenuti a tutti voi alla 16ª puntata di Stasera con Luana e Daniele, veramente l'augurio di una buona serata, un buon divertimento con le nostre note come al solito e naturalmente grande musica, la musica da ballo dedicata a tutti voi che avete fatto spazio a casa e siete pronti lì per divertirvi, a tutti gli appassionati a questo meraviglioso mondo della musica. Ah, grandi ospiti anche questa sera, quindi rimanete lì incollati al televisore, avete sistemato, ragazzi, bene. Ce l'hanno fatta, sono stati bravi, sono briganti, ma poi alla fine ci sanno fare. Va bene, dai. Bene, allora partiamo subito con la musica, visto che abbiamo perso questi minutissimi preziosi. Noi, lo sapete, siamo sempre lì col piede sull'acceleratore. Partiamo subito con un bel Fox, in stile americano, quello anni 20. Martedì scorso ve l'abbiamo proposta in versione classica, questa sera arriva la versione American Style. Signore e signori, buon divertimento, Sedotta e Abbandonata. Voglio riascoltar questa canzone, che i ricordi rifiorire fa. Mi fa ripensare a un vecchio amore che mi ha fatto piangere nel cuore. Mentre si ballava in balera, mi guardavi pieno di passione.
ballava in balera. Mi guardavi pieno di passione. È successo tutto in quella sera, ma dopo poco, che delusione. Prima sedotta, poi abbandonata, con il ricordo di una splendida serata. Tu un gran bugiardo, io innamorata, ma il nostro amore non potrò mai dimenticare. Prima sedotta, poi abbandonata. Tu un gran bugiardo, io innamorata, ma il nostro amore non potrò mai dimenticare. Tu un gran bugiardo, io innamorata, ma il nostro amore non potrò mai dimenticare. Hai visto, mia cara? Grazie. Che succede? Dare confidenza agli sconosciuti, è una serata all'improvviso e poi guarda un po' che succede. È vero. È vero? Anche agli ubriaconi. Anche agli ubriaconi, ma poi facciamo i conti questa sera. Non si può stare. Mamma mia, ma avete bevuto veramente? Non si può, dai, mamma mia ragazzi. Facciamo i conti. Luana, guarda, ti lascio annunciare il secondo brano perché io devo prendere il mio attrezzo di lavoro, la fisarmonica. Allora, a te l'onore, visto che io non ti lascio parlare. Prego, prego, prego. Andiamo con un bel valzer lento, sempre di nostra produzione, eh? E di Manuel Rosati, ovviamente. Sogno a Parigi. Thank you.
poi si è rivelato comunque il big, che qual è? Sono i grandi classici, sì, sì. Anche il Valzer Lento, grandi brani del repertorio della musica da ballo, l'abbiamo voluto inserire perché molto spesso ormai ci catapultiamo sulle grandi ritmi, sui balli di gruppo, sì. Ma anche il liscio, anche i balli standard hanno la loro importanza. Allora questa sera abbiamo proposto Sogno a Parigi con la firma di Manuel Rosati, questo bellissimo brano. Bene, abbiamo il piacere questa sera di presentare gli ospiti. Ebbene, signore e signori, qui con noi i romantici del liscio. Prego ragazzi. Buonasera, ciao Lucia, ciao Sandro, buonasera, Simone, buonasera, Candido, benvenuti, prego, accomodatevi pure ragazzi. Luana, i quattro ubriaconi, dove hanno messo il microfono degli ospiti? Eccolo lì, guarda, bello, pronto, e allora... Ok, ragazzi, buonasera a tutti e a tutti i telespettatori che ci seguono da casa. Già è scappato. Bene, grazie all'orchestra, abbiamo Luana veramente. E Daniele che ci hanno permesso di essere qui questa sera. Grazie a te, Lucia. Per presentare il nostro nuovo singolo, bene. La Ligali del Cuore, del maestro Sandro Cantarelli, musica e parole alle tastiere, e Candido Coluzzi. Bene ragazzi, allora grazie. Lucia, a voi pure l'esecuzione, buona grazie. Musica, buon divertimento e buon ballo. Thank you.
Cinellisci. Grazie, grazie. Grandi ragazzi, grandissimi. Grazie, vai, grazie, pure Lucia, se devi dire qualcosa. Approfitto per salutare il nostro cantante Plinio, che purtroppo questa sera non è potuto essere presente. Ciao Plinio. A causa di un'influenza. Buonasera. Ciao, un abbraccio da tutti noi. Pronta guarigione, ti aspettiamo presto in studio, Plinio. Ragazzi, fenomenali, ci vediamo subito dopo. Grazie. Ok, perfetto, lasciaci pure il microfono, Lucia, ottimo, dai, a dopo, grazie. Eccoci qua, dai, che si continua a ritmo di musica. Lo facciamo con il nostro tormentone ormai, è richiestissimo. Magari da casa direte, mamma mia, ma purtroppo non è nostra decisione, perché veramente ce lo richiedete in tantissimi, il brano sta girando e noi non può fare che piacere. A me un pochino meno, visto che il brano è di questo grande attore di cui è innamorata Luana, ma vabbè, eccezione fatta per questa cosa. Cesare, ricordami la prossima volta ti devo dare la foto di Fernando, così la facciamo vedere. Non fare bene la ruffianina col regista, per favore. Poi c'è Giovanni, regista. L'amichetto mio, qual è il problema? Va bene. Ragazzi, non vi lasciate influenzare. Giovanni. Bene, dai, andiamo con Fernando. Vai col merengue, si va. Fernando!
mondo, bene, diciamolo. Allora, visto che molte persone si preoccupano della tua salute, abbiamo detto già diverse volte che col ginocchio va male. Va schifio. Ecco, bene. Ma sappiate che era durante l'allenamento del karate di Fernando che è partito causalmente un colpo e il ginocchio di Luana è andato da 3 settimane. Quindi se era successa veramente una cosa del genere, lui era defunto. Quindi ecco, tranquilli proprio. Iniziamo di nuovo i litigi familiari, per favore, sì, in diretta non lo facciamo, non ci facciamo riconoscere. Lanciamo anzi il video, prima del video il numero di telefono, acchiappatelo al volo, 0773 84 8222 per partecipare più al piano quiz e vincere la maglietta dell'orchestra. Più piano, più 0773 84 8222. Yes. Guardate pure il video questa sera, è Notte Bianca ad andare in onda e poi faremo la domanda. Buon divertimento! Chiuso in casa, ma perché non esci con me questa sera? Gireremo per le piazze del centro, a piedi oppure su tram. Cammineremo fino a che viene il giorno, faremo colazione in un bar. Tu lo sai, mi fai girare la testa. Sarà il room oppure questa grande festa? Passeggiando nella notte più scura, ma la notte è bianca perché c'è la musica che tutti cattura, mi viene voglia di saltare con te. E allora dai, amore, balliamo insieme questo punk. Io sono Gigi e tu sei Fran, in questa notte che è bianca per noi insieme voleremo per le vie di questa grande città e per il mondo. Eccoci qua, Notte Bianca, al video 0773 84 8222. Per gli occhi più attenti, vediamo se avete fatto caso, tra tutti gli strumenti musicali sul palco c'era un pianoforte. Dovete indovinare il colore di quel pianoforte. 0773 84 8222. Pubblicità, ci vediamo dopo.
non litigate, per favore. Cioè, voi dovete sapere che mentre noi stiamo per tornare in onda, chi si dibatte, chi dammi il posto, e te litigano. Siete un continuo. No, io ho minacciato Luciano. Siete delle suocere. Io ho detto che se si azzarda a dammi un'altra botta con sto manico, non ti dico che fine fa. Va bene, dai. Bene, allora l'angolo dei saluti, mentre aspettiamo di collegarci con voi per il quiz, per la domanda. Sento già squillare il telefono, forse mi sbaglio, non lo so. Comunque, 0773 84 8222, non mi sbagliavo. Pronto? Sentiamo chi c'è. Pronti, pronti? Ciao. 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 Chi sei? Sono Sabrina. Uè. Sabrina. Ciao Sabrina, ciao, buonasera, come ciao. Stai? Sorpresa. Che sì, grande c'è piacere. Fatto in effetti bene, una sorpresa. Bene, sono vicino al cammino. Ah, beata te, anche noi qui siamo in buona compagnia. Hai visto che banda sì, di matti col vinello. Bene Sabrina, guarda, ci fa piacere, guarda, più tardi ti avremmo salutato proprio in diretta, ma siamo contenti che ci hai telefonato, quindi sentiamo un pochino, hai visto il video di Notte Bianca? Sì, sì. E hai fatto caso al colore del pianoforte? Sì, bianco. Grande. Bravissima. Grande Sabrina, guarda. Allora fai una cosa, sì. Lascia pure il tuo indirizzo di regia, così ti spediamo la maglietta, poi naturalmente sì. Continuiamo a scambiarci e seguirci su Facebook, tutto quanto, insomma, va bene? Ok. Ok, Sabrina, okay. Allora noi un salutiamo. Un saluto e un abbraccio, a presto. Grazie, tanto Sabrina, a te, salutiamo te, a te e tutta ciao, la tua cara. Scuola di ballo. Ciao Sabrina, ciao. Ciao. Bene, bene, allora eccoci qua. Vamo a salutare proprio Sabrina nell'angolo dei vero. Saluti. Siamo contenti che abbia partecipato al quiz, così abbiamo anche l'onore di avere la maglietta dell'orchestra Luana e Daniele sulla scuola, nella scuola di Sabrina. E allora Sabrina, il saluto a te, tutta la scuola, naturalmente ci ripetiamo, e ancora il saluto a Lene e Franco. Un abbraccio grande, grande, che sappiamo che siete lì inchiodati al televisore e ci state seguendo come ogni martedì. E ancora Maurizio del Tropical Dance con le sue fantastiche pizze, ne parlavamo proprio sabato sera durante la serata. Quanto mi mancano. Lo so, buonissime, ottime. E ancora un saluto grandissimo a Maria Antonietta, Maria Luisa e Antonio Abbondanza. Ciao ragazzi, yes. Buona serata ancora. E poi a Valerio che ci ha telefonato venerdì, stava guardando la replica. È vero, ciao Valerio, un ciao, bacione. Eccoci qua, siamo in diretta, se vuoi chiamarci, noi adesso siamo in diretta. Poi dedichiamo una canzone alla sua ragazza. Va bene. Così ci aveva detto. Ok, d'accordo. E poi ancora a Eugenio e Samantha che è in dolce attesa, e la nascita della piccola Sofia dovrebbe essere circa per il 24 marzo, e allora noi facciamo tantissimi auguri, facciamo auguri. Anche gli auguri a Cinzia. Bene, bene, bene così. Salutiamo ancora Marco dell'Ori Dance che si lamenta, poverino, dice no, io saluto tutti, mando le dediche a tutti e a me non mi saluta nessuno. Allora caro Marco, ti salutiamo noi. Ciao Marco. Dai, quando ci vediamo io ho un bel bacione in fronte. Bene, ma questo è in cambio delle fettuccine e funghi porcini, questo capirai Marco, lo sai com'è. Vabbè, bene. Tu però non è che devi di trucchetti qua. No, ma no, saremo all'Ori Dance poi a fine mese naturalmente, quindi poi ci rifaremo Marco, tranquillo. Vabbè, tu sai che devi preparare fettuccine, pizza... Vai. Vabbè, questa romanità poi che esce fuori, non diamo sempre noi l'esempio. Senti, e facciamo vedere. Io avevo inizialmente deciso di parlare italiano, ma poi perché? Cioè, io sono così. Devi ribadire. Basta. Voi sappiate che le canzoni romane le ha messe in scaletta Luana, ci pensa yes. Lei. Bene, ancora il saluto. Poliglotta, yes. È finito? Poi dicono che io non la faccio parlare. Che... Bene, il saluto e l'abbraccio a Elsa di Sezze che ha vinto la maglietta 2 settimane fa. Elsa, tranquilla, se non è ancora arrivata la maglietta, noi siamo stati un po' tardivi perché ci sono stati molti. Sì, perché Daniele è ritardato. L'abbiamo spedita la settimana scorsa, quindi confidiamo in Poste Italiane, starà per arrivare. Quindi ciao Elsa, grazie ancora. E poi tutto fumone e tutta ladri come sempre, perché sono tutti lì, hanno messo addirittura il maxi schermo in piazza e quindi c'è tutta la città di Aladri, tutta quella di Fumone col maxi schermo. Yeah. E poi ancora a Fernandina Valeria che vuole il saluto fatto direttamente da me. Capirai. Bene, e poi ancora Mario Sambucci, Patrizia Giancarlo e Vincenzo Farina delle edizioni GDE, tutto il ciao, repertorio Vincenzo. Con la firma dell'orchestra Romano e Daniele e delle edizioni GDE questa sera, quindi anche i romantici del Liscio ti mandano anche gli auguri, no? Anche gli auguri di buon compleanno, assolutamente, ha festeggiato proprio qualche giorno fa. E poi ancora Anna e Paolo di Aprilia, e poi vediamo un po', ho terminato con i saluti, ho terminato e quindi prendiamo al volo un'altra telefonata, sentiamo al volo chi pronto? C'è, vai, pronto? Pronto? Daniele? Sì? Daniele? Silvano?
Silvano. T'avevo riconosciuto. Ma il vino era buono, il vino, Daniele. Ma che ne so, se lo sono bevuti loro, se lo sono bevuto. Guarda Luciano. Guarda Luciano. Guarda Bello rosso che è, guarda che rosso che è. È rimasto un po' ancora. Hai capito? Se lo sono bevuto veramente. Cioè io volevo mettere il tè e loro si sono organizzati così, hai capito? Sono furbacchioni questi, eh. Ammappali, guarda, veramente. Sono furbacchioni, Daniele. Tutto bene, allora, Silvano? Tutto a posto? Tutto alla grande, tutto alla grande. Voi tutto bene? Sì. Ci vediamo a luglio allora. Ci vediamo a luglio alla festa di Marcavallo con grande mi grande. Mi manda un vagone a me di magliette. Va bene, d'accordo, lo sai. Fai bene con la gola, Luciano. Va bene, caro. Ok. Un abbraccio grande a te, Anna. Ciao Silvano. Ciao, buona serata. Ciao. Ciao. Ebbene sì, dai, vedi, è questo il bello di stasera con Luana e Daniele, tutti voi che partecipate, grazie, ci fa veramente tanto tanto piacere. Arriva il prossimo brano, loro, le sorelle del Far West, si va tutti quanti nel vecchio West. Bionda la mora. Ebbene, io devo fare anche un altro saluto, chiedo scusa ma lo inserisco proprio qui, saluto Gianni Mandato e tutte le allegre note che sono state qui ospiti con noi qualche puntata fa, quindi Gianni, ciao, un abbraccio a tutti voi, ci stanno seguendo, grazie mille, grazie. Bene, l'onore e il piacere di avere di nuovo qui con noi i romantici del Liscio. Prego ragazzi, venite pure. Vieni
Sandro, Sandro ancora, vieni, così, vieni. Prego, eccoci qua, dai, ci portate un altro bellissimo brano, prego, accomodatevi pure agli strumenti, sì, allora, ma vogliamo, Lucia. Dire, vogliamo spendere due parole per questo bellissimo e bravissimo ragazzo. Guarda, qui. Io volevo fare il ringraziamento alla fine del brano, ma visto che tu fai così, Luana, veramente, sì, io guarda. Ti precedo. Ecco, allora ringraziamo. Se poi i le romantici... cose me le dici prima, magari, diciamo anche adesso. Ma questo è il bello della diretta, dai. Ringraziamo i romantici del Liscio perché con la loro formazione hanno portato qui Sandro Cantarelli, che è un grandissimo tastierista e nel loro organico, ma è lui che ha arrangiato la gran parte del nostro repertorio, tutti anche i pezzi, la canzone di prima, Le sorelle del Far West, Sogno a Parigi, quindi i brani che sentite li arrangia tutti quanti lui, li stiamo incidendo nella sua sala di incisione alla M Sound Machine di Norma, dove si può naturalmente fare sala prova, ci facciamo tranquillamente le tre di notte. Veramente, mamma mia. Sala di incisione, scuola di musica e ancora produzione audio e video, videoclip. Quindi grande Sandro, un grande... Audio e video curato da? Da Marco, naturalmente. Da Marco. Quindi grande, grande, veramente. grande appoggio tecnico e quant'altro, veramente. Vero. Grazie Sandro, cogliamo l'occasione per ringraziarti qui questa sera. Bene, Lucia, guarda, Luana ha il microfono. Pronti? Degli ospiti. Eccolo qua e allora vi lasciamo con il prossimo brano. Leggo il titolo, vediamo un po'. È un titolo molto particolare, siamo fuori stagione però, Sentiamo un po', Lucia, dici un po'. La vendemmia dell'amore. Bene, allora, ok, Lucia. I grazie. Romantici del Liscio, La vendemmia, vai! Grazie. Settembre e ancora.
i romantici del Liscio. Grazie, grazie. Grandi ragazzi. All'orchestra Luana e Daniele. Grazie. Ancora grazie per averci permesso. Prego. Di averci invitato qui in questa bellissima trasmissione televisiva, grazie. Grazie a voi, veramente. E approfitto, posso? Prego, Lucia, prego, per salutare la nostra scuola di ballo a Norma, la School Dance di Miri e Lucia, e ASD Romantici del Liscio, e tutti i nostri allievi. Un saluto. Ci associamo. Un saluto grande. Ciao, grazie mille. E un bacio a Gaia. Bene, Lucia. Grazie Pino, ci ha fatto veramente piacere avervi qui in trasmissione. Ringraziamo i romantici del Liscio. Grazie, Marco, grazie Simone, a voi, Lucia, grazie. E Candido, grazie ragazzi, grazie mille. Ok, ci vediamo presto, prego. Ok. Eccoci qua, bene. Arriva subitissimo un altro brano, una bella tarantella romana, questo ve lo diciamo in anteprima, seguiteci anche giovedì sera dalle 21 in diretta a Canale Italia, saremo cantando ballando e eccoci qua con questo bel tormentone romano, la porteremo su, vai così, Roma Forestiera! Che belli tempi quando Bellurione c'era ogni giorno il suono del pianino, arpeggi di chitarra e mandolino, e Mina s'affacciava dal balcone. Era un motivo semplice che rispecchiava l'anima di Roma nostra piena di bontà. Nanna re, perché le sei innamorata di sta musica americana? Ma perché ti sei scordata che sei romana e gli stornelli non canti più? Porta e porta in carosella a ballare la tarantella, nannarella non ci vai più. E i fiori alla loggetta, rose, mammo, le spighetta, nannarella non ci so più. C'era una morta tutto quel che c'era, povera Roma nostra forestiera. A chi la fama ormai sta serenata, vecchia chitarra amica di sto cuore, la voce del popolo tenore, e l'armonia de favola cantata. Oggi le baby cantano tutte canzoni a ritmo, e Nina ormai la chiama non è lì. Nanna re, perché le sei innamorata di sta musica americana? Ma perché ti sei scordata che sei romana e gli stornelli non canti più? Forte porta in carrozzella a ballare la tarantella, mandarella non ci vai più. E i fiori alla loggetta, rose, mammo, le spighetta, mandarella non ci so più. C'era una morta tutto quel che c'era, povera Roma nostra forestiera. Forte porta a carosella, balla la tarantella, mannarella non ci vai più. E i fiori alla loggetta, rose, mammo, le spighetta, mannarella non ci so più. C'era una volta tutto quel che c'era, come la Roma nostra forestiera. Eccoci qua, Roma Forestiera, dicevamo, Sandro Cantarelli, eccola qui, arrangiata proprio da lui. Grazie Sandro, grazie infinite. Bene, abbiamo tempo anche per fare un'altra bella canzone stasera, arriva un'altra bellissima Begin, yes. Eterno amore mio, per voi. Abbraccia col mare, una nuvola in cielo mi insegna a sognare,
io posso restare a guardarti per ore. Dormire al mio fianco aspettando l'amore. Grazie mille a tutta l'orchestra, Luana e Daniele. Purtroppo siamo giunti al termine di quest'altra bellissima puntata. L'appuntamento è per martedì prossimo, mi raccomando, puntuali lì. Velocemente ricordiamo tutti i nostri appuntamenti. Dopo domani, giovedì sera, Cantando Ballando a Canale Italia, in diretta dalle 21, seguiteci perché presenteremo Roma Forestiera, la tarantella che avete appena sentito questa sera in trasmissione, e un altro bell'inedito. Quindi mi raccomando, giovedì sera, Cantando Ballando Canale Italia. Sabato sera, per la prima volta al Piccolo Lorenzo, in località Tre Cancelli a Nettuno, quindi mi raccomando, ci vediamo per ballare tutti insieme al Piccolo Ranch il 21 sera, sabato sera. Domenica il Tropical Dance, l'ingresso libero, tutto ballo liscio, quindi l'appuntamento a domenica sera. Martedì di nuovo la trasmissione in diretta stasera con Luana e Daniele, venerdì questo seguite alla replica dalle 20:30, quindi puntuali davanti alla TV. Luciano, io so cosa volevi suggerirmi, posso anticiparti? L'ultimo appuntamento con quel vinello rosso rimasto. No, aspetta, devo salutare...
Cesare e Giovanni, e ringraziarvi per il grande lavoro alle telecamere e alla regia. I Romantici del Liscio, gli ospiti di questa sera, grazie finite a tutti voi, buon proseguimento di serata, ciao!